E la giornata dedicata ai defunti. Un fiore, un lumino e una preghiera accompagnano le visite al caro estinto, una ricorrenza che più di ogni altra viene eseguita. Nei cimiteri si assiste ad un continuo via vai di gente che silenziosamente raggiunge le tombe o le cappelle di amici e parenti scomparsi, sempre di più prematuramente. Diversi camposanti, anche a sud di Salerno, sono custodi di personaggi che hanno fatto la storia nazionale o locale. A Sapri, proprio all'ingresso del cimitero, giace Giuseppe Cesarino, grande benefattore della città della Spigolatrice. Quando fece ritorno dal Brasile, tra l'Ottocento e il Novecento, fece costruire l'Istituto Santa Croce e l'omonima chiesa e la Casa del Buon Pastore, tutti i beni donati alla comunità. La sua semplicità e umiltà la si nota anche nella tomba di famiglia, che rispecchia lo stile che caratterizzano gli immobili dati in dono a Sapri, che probabilmente anche in questa occasione potrebbe omaggiarlo. Lo stesso vale per tutte quelle persone che con la loro opera hanno fatto parlare una nazione o un vasto territorio. A Napoli quest'anno il Comune, con l'iniziativa annuale Vivi nel Ricordo, che si svolge dall'1 al 5 novembre, sarà celebrato Carlo Pisacane, il patriota che partecipò attivamente alle lotte per l'unità e l'indipendenza dell'Italia. Nacque a Napoli e morì a Sanza, nel Salernitano. Nella città d'origine, in questi giorni dedicati ai defunti, verrà ricordato il contributo che ha dato alla vita culturale e politica della nostra nazione. Un eroe che non è possibile omaggiare in un cimitero. Dopo la sua morte a Sanza, durante l'impresa di Sapri, fu cremato in un rogo eretto nello stesso posto dove fu ritrovato senza vita. A ricordarlo oggi è un cippo commemorativo apposto nello stesso luogo in cui cadde.